Anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, apriremo con la pagina della cronaca e sul bollettino dei controlli dei carabinieri sulle isole di Schiaprocida, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale per gli eccessi di velocità. E poi torneremo alle imprese, le imprese che stentano a decollare in questo periodo, il fondo regionale di 200 milioni, molte le aspirazioni, ma purtroppo gela il campo il presidente della raspata di Icom Icast. Per l'isola d'Ischia e per le piccole imprese c'è poco da fare. E poi andremo alla scomparsa di Gianni Di Marzio, giocatore ed allenatore. Vedremo il nostro ricordo con le ultime interviste realizzate ad Ischia, sia nel telegiornale e subito dopo uno speciale. Ed infine il calcio giocato nel pomeriggio, la sconfitta del Barano per 3-0 in casa ad opera del Savoia. Di questo e altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Raspata, solo scelte di qualità. Mionetto, Brindisi per veri intenditori. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. La ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati, ti propone grande qualità a prezzi super convenienti. Scegli i cubettoni McCain, patate dal taglio irregolare, scottate e surgelate, che conferiscono autenticità al tuo menù. Solo le migliori patate a pasta gialla selezionate. Ideali per girarrosti, brasserie e ristoranti con menù a base di carne. A tavola c'è più gusto se scegli La Raspata. Distributori ufficiali sull'isola d'Ischia McCain. Telefono 081 90 26 756 www.laraspata.it. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e
da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia, sicurezza stradale, 19 patenti ritirate. L'operazione condotta dai carabinieri, sanzionati per sorpassi in curva o perché alla guida parlando al cellulare. 5 denunciati a Procida per possesso di armi. Fondo regionale, imprese isolane penalizzate. Dei 200 milioni stanziati dalla regione, difficilmente potranno beneficiare le piccole e medie imprese commerciali delle isole. Lo sostiene Marco Laraspata di ICOM ICAST. La scomparsa di Gianni Di Marzio, una vita dedicata al calcio. Giocatore e allenatore, aveva indossato la maglia gialloblu nel 63. Nel 78 scoprì per primo Maradona e dopo il telegiornale uno speciale. Lo sport, il calcio, netta sconfitta per il Barano, perde 3-0 in casa col Savoia. Prestazione da rivedere per i bianconeri. Mister Isidoro Di Meglio inneggia alla prestazione di Mennella. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, la cronaca con i carabinieri della compagnia di Ischia che hanno effettuato sul territorio un servizio a largo raggio facendo particolare attenzione al rispetto delle norme del codice della strada. In questa occasione sono 19 le sanzioni amministrative contestate dalla stazione di Casamicciola con altrettanti ritiri di patente. 17 i cittadini sorpresi nella pericolosa manovra del sorpasso in curva. Altri 2 autisti invece guidavano mentre parlavano al cellulare e ora si ritrovano anche loro senza patente. Gli uomini della stazione di Ischia hanno denunciato infine per furto un 25enne che aveva rubato uno smartphone. Ed ora a Procida, dove durante le operazioni del controllo del territorio i carabinieri qui hanno denunciato 5 persone per la violazione sulla normativa delle armi. Infatti sono stati sequestrati 4 fucili da caccia, 2 pistole 7,65 e 42 munizioni. Le armi non erano custodite secondo la legge o non erano state regolarmente segnalate alle autorità. Gesto vandalico a Serrara Fontana, lo vedete, il cartello d'ingresso nella frazione di Succhivo è stato danneggiato con una scritta che è stata cancellata e modificata con una bomboletta spray di colore nero. È sempre brutto dover constatare che si ha poco rispetto per i beni della collettività, ha commentato poi il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono. Noi ci attiviamo per riparare il danno, chiunque abbia visto il responsabile ce lo segnali anche in privato. In assenza di un nominativo possiamo solo sporgere denuncia contro ignoti. Sarà estremamente difficile per le piccole e medie imprese commerciali isolane accedere al fondo regionale da 200 milioni stanziato dalla Campania. Ne è convinto Marco Laraspata, presidente isolano di ICOM ICAST. Ci sono una serie di ostacoli insormontabili, primo fra tutti il tempo a disposizione per presentare le istanze. Sentiamo. Noi abbiamo 2 ostacoli principali. L'ostacolo, diciamo, della tempistica, che è un ostacolo grande, perché il 75% delle aziende non avranno il tempo di fare nulla, assolutamente il tempo di fare nulla, non c'è proprio il tempo. Quindi già sarà fatta una prima schematura automatica della Regione Campania, perché questa presentazione andava fatta un mese fa, non diciamo qualche la settimana scorsa. Infatti alla presentazione hanno partecipato solo i sindaci e gli attori principali, no? Dal punto di vista, io non sono riuscito ancora a leggere bene, però non abbiamo capito se è un click day o meno, cioè nel senso che questi famosi soldi come andranno suddivisi in equa parte in base alle domande che arrivano. Quindi se arrivano X domande, abbiamo capito il limite, diciamo, del valore che si può prendere. Però voglio dire, se arrivassero 200 domande, verranno tutte pagate magari in quota parte, oppure c'è un click day che come al solito è un deterrente, perché si sa che se tu non vai da una parte o da un'altra non ci arriverai mai, per una frazione di secondo arrivi
arrivi ultimo e non ti sei nemmeno lo secondo, quindi fai una corsa inutile a preparare una documentazione enorme per poi fare cosa. Poi volevo aggiungere anche il terzo deterrente. Il terzo deterrente, per chi conosce bene l'allegato A e B, sul 4.0, transizione 4.0, per chi lo va a leggere bene, è una forma di aiuto che va a chiedere all'azienda di comprare dei macchinari altamente tecnologici, che nel nostro caso, voglio dire, ne potrebbe usufruire massimo il 7-8% delle aziende isolane. Stiamo parlando di macchinari che sono interconnessi tra uomo e macchina, che vanno bene per un'industria. Quindi, voglio dire, qua industria non abbiamo, la nostra industria è il turismo, quindi ci sono dei palliativi per trovare qualche cosa, sicuramente, ma parliamo di cose un po' particolarmente piccole rispetto a un processo di trasformazione aziendale, che qua chiedono che l'azienda si può trasformare, ma non vedo questi aiuti così impattanti nel nostro settore dell'isola Ischia. Con un francobollo speciale emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico per celebrare Procida Capitale della Cultura 2022 e presentato sull'isola insieme a Poste Italiane, sono partite stamattina 22 lettere indirizzate ad ambasciatori mondiali del coraggio, inclusione, libertà, sostenibilità ed immaginazione. Le prime affrancature sono state effettuate stamattina dal direttore di Procida 2022 Agostino Ritano, dal sindaco di Lambrosino e dall'assessore regionale al turismo Felice Casucci sulle 22 lettere indirizzate alle personalità in sintonia con la filosofia della capitale italiana della cultura. Tra queste Papa Francesco ed il presidente Mattarella. A dare il via all'emissione ufficiale del francobollo in collegamento video questa mattina il vice ministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. Vediamo il servizio. Oggi Poste Italiane, 22 gennaio 2022, comunica che il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emesso il francobollo celebrativo dedicato a Procida, Capitale della Cultura 2022. L'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ha stampato 300.000 esemplari, quindi una tiratura limitata a 300.000 esemplari, e Poste Italiane vende il francobollo su tutti i suoi sportelli filatelici, circa 500 su tutto il territorio nazionale. Poste ha anche realizzato dei prodotti filatelici correlatamente all'emissione, la cartella filatelica comunemente definita anche folder, conosciuta come folder, il bollettino, la tessera, la cartolina. La vignetta del francobollo, e ritorno alla bellissima definizione del sindaco dottor Ambrosino, la vignetta è stata realizzata dal bozzettista Paolo Altieri ed è diversa rispetto al francobollo dedicato del 2003, perché Procida è teatro storico anche di altri francobolli, ed è diversa perché ha questo sfondo rosa, questo colore pastello che caratterizza la casa tipica procidana. E i famosi naviganti rientrando al porto la sera amano individuare la propria casa proprio perché l'isola è piena di colori pastello, rosa, celeste, e quindi Paolo Altieri in maniera magistrale è riuscito in maniera stilizzata a rappresentare proprio la casa tipica procidana con questi archi diversi tra di loro. Ne abbiamo una qui fuori bellissima proprio nel belvedere di Terra Murata vicino a questa bellissima chiesa di Sant'Arcangelo. Ho avuto modo di visitare quest'isola in maniera più approfondita e faccio veramente i complimenti perché rappresenta storia, cultura marinara, religione, è veramente un'isola piena di tutto. E quindi con piacere che mi accingo a dare avvio a questa cerimonia di emissione del francobollo che celebra la proclamazione di Procida Capitale Italiano della Cultura per il 2022. 3, 2, 1, via! Evviva! Evviva, grazie! Evviva! Evviva! Coronavirus, stamattina è stato inaugurato un hub vaccinale presso l'Istituto Scolastico Vanvitelli a Napoli. Uno sforzo incredibile che vede coinvolti i sanitari ma anche il personale scolastico. Il commento dell'assessore regionale Lucia Fortini, che era presente all'evento. Sui numeri dei contagiati in età scolare, di cui tanto si è dibattuto in questi giorni, l'assessore riafferma: volevamo avere solo un po' di tempo, nessuno ha mai detto che la scuola è luogo di contagio. Sentiamo la Fortini. Assessore, il contributo delle scuole napoletane per la campagna di vaccinazione in età scolastica?
è un contributo eccezionale, io mi sento davvero di ringraziarle. La Regione Campania sta facendo uno sforzo straordinario, le ASL veramente stanno lavorando a pieno ritmo, è stato importante però per dare fiducia alle famiglie. Alla fine le scuole sono comunque l'istituzione più vicina a tutte le famiglie e quindi il loro lavoro è stato strategico. Io mi sento di ringraziare non solo il personale sanitario perché ha fatto davvero una enorme fatica, non è facile aprire hub in tante scuole, ma voglio ringraziare anche i dirigenti scolastici che hanno fatto di tutto per sostenerci in questa che è una campagna che può comunque aiutare tutta la nostra comunità ad uscire da questo momento di crisi. Si coinvolge anche le scuole della provincia di Napoli, altre scuole della regione Campania in queste iniziative? Noi abbiamo coinvolto tantissime scuole, tra poco andrò a Lettere per un altro hub vaccinale, stanno lavorando tutte le ASL della nostra regione. Il presidente De Luca intorno al 10 di dicembre fece proprio una riunione perché le ASL andassero all'interno delle scuole, anzi lo ha voluto fortemente, abbiamo fatto una nota mandandola a tutte le scuole a firma mia e del presidente per raccogliere le adesioni. Quindi in questo momento in tutte le province ci sono hub vaccinali che stanno contribuendo ad aumentare il numero di vaccinati nella popolazione 5-11 anni, quindi è già partito da metà dicembre questo progetto. Da quando è iniziata la scuola fascia 0-13, secondo i dati anche dal governatore De Luca, circa 30.000 positivi, qual è la situazione nelle scuole? È una situazione critica, ora senza voler fare polemiche perché veramente non ci appartiene, è ovvio che ogni genitore può capire rispetto a quella che è la propria esperienza personale qual è la situazione nelle nostre scuole. Quello è un numero oggettivo, se ci sono 30.000 bambini dai 5 agli 11 anni, ai 13 anni che sono positivi, quello è un fatto e tra l'altro è un dato sanitario per cui è assolutamente certo. Questo significa naturalmente che le nostre scuole sono assolutamente in affanno, stanno facendo i salti mortali ed era questo tutto sommato il motivo per cui avevamo chiesto un paio di settimane per rallentare la proliferazione del contagio. Io però ci tengo anche a dire che noi non abbiamo mai detto che la scuola sia luogo di contagio. Questo secondo me è sbagliato, noi non abbiamo detto che la scuola può trasmettere, abbiamo semplicemente detto che poiché la situazione era complessa, avere una massa di persone positive, di bambini positivi che si riversano nelle scuole può essere una criticità, quindi non è stata colpa delle scuole ovviamente che il contagio si sia proliferato in questo modo. Sicuramente è una criticità per le scuole avere questa massa di positivi. Speriamo che a febbraio la curva dei contagi possa scendere ulteriormente, comunque tenete alta l'attenzione sul tema scuola. Noi abbiamo sempre un livello di attenzione altissimo rispetto alle scuole ed è chiaro che la nostra speranza è che il contagio rallenti, che diminuiscano le persone che sono ospedalizzate e quelle che sono in terapia intensiva, ma penso che chiunque, qualunque persona sana di mente, speri che la situazione migliori. Ed ora il consueto aggiornamento sul bollettino dei contagi. Sul territorio nazionale ad oggi 22 gennaio il totale di attualmente positivi è di 2.723.949 con una crescita di 28.246 assistiti. I deceduti sono 333 in più ed il totale sale a 143.296. Numero complessivo di dimessi e guariti sale a 6.913.946 con un incremento di 148.756 persone. Tra gli attualmente positivi, 1.676 sono in cura presso le terapie intensive con un decremento di 31 pazienti, 19.442 persone sono ricoverate con sintomi con un decremento di 43 pazienti, infine 2.702.831 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Per quanto riguarda l'aggiornamento della situazione in Campania, oggi si registrano 14.416 nuovi contagi su 93.955 tamponi molecolari eseguiti. Nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi si registrano 14 deceduti, invece per quanto riguarda la questione dei ricoveri, in Campania sono 101 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 1.348 quelli ricoverati nei reparti di degenza su tutti gli ospedali della regione.
Cambiamo argomento, è morto oggi all'età di 82 anni Gianni Di Marzio, un personaggio che ha sempre avuto Ischia e l'Ischia Calcio nel cuore, indossando la maglia gialloblu nel 1963-64 e smette di giocare proprio in quell'anno con la maglia dell'Ischia. Un infortunio al ginocchio gli spezzerà la carriera da appena 24 anni e dal campo lo porta in panchina. Da lì la sua ascesa non ha limiti, arriva in Serie C ed allena l'Inter Napoli di Chinaglia e Wilson, che poi vinceranno lo scudetto con la Lazio, poi Brindisi, Catanzaro, Napoli e tante altre. Nel frattempo inizia a girare il mondo per cercare nuovi talenti e scopre Maradona, Cristiano Ronaldo e tanti altri. Il suo momento di maggior successo è legato certamente a Maradona. Lui prima degli altri nel 1978 scoprì il grande talento argentino nelle file dell'Argentino Junior, che alcuni anni dopo rubò la scena del mondo calcistico con il Barcellona, il Napoli e la maglia della nazionale argentina. A Gianni Di Marzio è dedicato uno speciale con alcune interviste che abbiamo realizzato di recente nello spazio dedicato subito dopo questo telegiornale. Intanto ascoltiamoci invece questa intervista realizzata al Bar Calise di Ischia per l'evento Vecchie Glorie del Calcio Campano nel 2017. Vediamo. Antipo Pietrolungo, calcio uomini classe 1939. Signor Di Marzio, che rapporto c'è? Abbiamo il rapporto di ultra cinquantennale. Giocavamo insieme nel 1952 nella Libertas Vomero, un torneo chiamato Ricciardi, sul campo delle vetrerie Ricciardi. Allora, io Gianni Di Marzio lo ricordo come allenatore del Napoli, io grande tifoso del Napoli, e sono onorato di avere qui alla mia destra questo personaggio. Ma lei è giovane, quindi non può ricordarsi, noi diciamo ripartiamo dagli anni che furono, quindi non può ricordarsi, però la storia prima del Napoli è questa, i valori umani, amici che abbiamo giocato insieme, oppure miei ex giocatori, perché ho cominciato allenatore giovanissimo, perché proprio qui a Ischia io mi ruppi un ginocchio a 18 anni e quindi a 20 anni ero già allenatore, ma già tesserato a Coverciano, e da allora ho incominciato ad allenare, ogni anno vincevo sempre, fino a quando un anno un grande tecnico e un grande allenatore. Beh, ho cominciato presto a fare l'allenatore, quindi con fortuna ho vinto molti campionati dilettanti e poi ho fatto la mia carriera, ma prima di venire a Napoli avevo già vinto un campionato di Serie B a Catanzaro, avevo già preso un seminatore d'oro con la Nocerina, un altro a Catanzaro stesso, e quindi poi venne a allenare a Napoli, poi da Napoli in su è storia più o meno tra virgolette recente, basta andare su Google, su Wikipedia e quindi allora, certamente farò una gaffe se dico Palanca. No, Palanca è un mio giocatore di Catanzaro, quindi non ho fatto la gaffe. No, io ho vinto due campionati di Serie B, un altro ho vinto campionato di Serie C con il Cosenza, un altro di B l'ho vinto con il Catania, un altro di B l'ho vinto con il Venezia, con Zamparini. Ho avuto la fortuna di avere due seminatori d'oro, premiato due volte miglior allenatore d'Italia, e che volevo di più dalla vita. Adesso lavoro in Inghilterra con il Queen Park Rangers e quindi va bene così. Se dico Ischia? Ma Ischia intanto è un punto di riferimento per me importantissimo della mia vita, perché mi ha dato la possibilità di iniziare a fare l'allenatore. Diciamo che nella sfortuna sono stato fortunato, altrimenti avrei incominciato forse tardi, a 30 anni, invece a 20 anni ho incominciato e quindi ho anticipato di 10 anni un po' tutta la mia carriera. E Ischia è un'isola meravigliosa, io ho avuto il piacere di incontrare il primo ischitano, secondo me proprio della storia, non solo del calcio, che è Salvatore Di Meglio, ma di quello che è partito nella sua vita, in un percorso che è partito da zero e oggi è un grosso imprenditore alberghiero. Quindi bisogna dare merito e atto a un ischitano che è riuscito veramente a raggiungere i traguardi insperati. Lui che faceva gol da tutte le parti, era un po' il Savoldi, il Mertens di oggi. Domanda finale anche per scoprire qualche talento. Chi possiamo adesso annoverare tra i futuri campioni? Guarda, io ho scoperto Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Pato, Agüero, Tevez, Mascherano. Bene, invece adesso passiamo al calcio giocato. In eccellenza, netta sconfitta per il Barano che ha perso 3-0 in casa contro il Savoia. Prestazione da rivedere per i bianconeri tenuti in piedi da un super Mennella, ma che non sono riusciti a capitalizzare delle occasioni davvero incredibili. Vediamo la sintesi.
tanti volti nuovi. Intanto è iniziato il match, non senza qualche brivido. Alla fine allontana ancora Mennella, pallone toccato ancora, attenzione però a Trimarco, il pallone per Esposito, esperimento ancora in avanti a cercare Esposito in qualche modo, poi con la testa Monti, deve salvarsi Mennella, ancora però il Savoia con Esposito e Mennella con il corpo. Foti va verso la destra, la torre al centro, attenzione ad Esposito con la testa. Pallone per Grieco, Grieco può affondare sulla sinistra, il cross, attenzione ad Esposito, il destro, la parata del weekend di Mennella. Battuto il corner, stavolta non può nulla Mennella contro il colpo di testa ravvicinato di Francesco Esposito. Porsi Nunzio Esposito, ancora De Stefano, ancora De Stefano, prova ad infilarsi nell'area di rigore, De Stefano, il pallone sul destro, il cross, mette in calcio d'angolo. Battuto il corner, attenzione al colpo di testa che non riesce a Monti. Esperimento morbido a cercare Liberti, attenzione a Trimarco che prende posizione su Monti, Trimarco! E c'è il 2-0 del Savoia con Trimarco. Alle formazioni si parte con il secondo tempo. Alcazar, attenzione, servito involontariamente Trimarco, Trimarco, occhio a Liberti! Tutto pronto per il corner intanto. Battuto l'angolo, la deviazione da due passi. Desi è pronto a questo calcio di punizione. La battuta di Desi per Bocchetti. Bocchetti dentro l'area di rigore. Non c'è niente per l'arbitro. Pronto Alcazar, la battuta. Il pallone arriva in area, attenzione! Se controlla, alla fine però Trimarco prende ancora palla per il Savoia. Liberti sulla destra, Liberti a servire. Scarpa, il destro di Scarpa, la parata di Mennella. Uno dei giocatori pescati da Isidoro Di Meglio. La conclusione, intanto il palo di Abacà. Desi, pallone sul destro. Attenzione intanto a Esposito, il sinistro. La battuta di Desi, il pallone al centro di Abacà. Ma c'è fuori gioco. Posizione, poter capire il tutto in diretta, intanto attenzione a Richiello che si perde, Esposito, Esposito davanti a Mennella per il 3-0. Richiello, e poi stavolta è arrivata la timbratura, intanto attenzione a Scarpa, Scarpa, la parata di Mennella. Palla Cerase, Ferri da lontanissimo all'improvviso, allarga il pallone verso Esposito. Rientra Esposito, il pallone per Scarpa, palla sul mancino, Scarpa il sinistro, la parata ancora di Mennella. Esposito, Esposito al limite dell'area, Esposito, il pallone è morbido a cercare Liberti, Liberti verso il centro per Scarpa. Ferri, Cerase, il pallone per Desi, Desi palla sul destro. Battuto il corner, attenzione alla parata incredibile di Landi che vola. Liberti, Napolitano verso Trimarco, occhio al lancio per De Stefano, la parata di Mennella. Ma la partita è finita, 3-0 del Savoia. Ed ora i commenti del dopopartita, umore nero per mister Isidoro Di Meglio al termine dell'incontro. Volevo che la squadra andasse in campo per fare punti, dice, ma con la mentalità vista oggi non andremo lontano. E poi su Mennella, si tratta di un esempio, dice, come uomo e come calciatore ho sempre creduto in lui. Sentiamo. Al termine di Barano Savoia, mister Isidoro Di Meglio, una partita non facile per il Barano, si sapeva già dalla vigilia, un risultato netto al 90esimo, anche se probabilmente la cosa che più interessava al tecnico del Barano era vedere all'opera questi nuovi acquisti e capire da qui in avanti che tipo di percorso si può fare. No, quello che mi interessava a me era fare punti, non vedere che cosa dovevano fare loro, perché me li vedo in allenamento, cosa
cosa possono dare. Avevamo necessità di iniziare a fare punti, ma con la testa, con la mentalità mostrata, purtroppo non andiamo da nessuna parte. È vero che dall'altra parte c'era il Savoia, è vero che è una signora squadra, però noi abbiamo completamente regalato 3 gol e abbiamo fatto di tutto per non riaprirla la partita, perché abbiamo avuto delle palle clamorose. 2 volte tu per tu col portiere, una volta addirittura senza il portiere in porta, e non abbiamo fatto gol. Poi è normale che dall'altro lato c'è il Savoia, che c'ha giocatori che alla prima occasione, al primo errore ti puniscono. Tante occasioni per il Varano, l'abbiamo detto, alcune nitidissime, altre potenziali, una squadra che ha creato tanto, però soprattutto per le occasioni più nitide, quando non si realizzano quei palloni non può essere una questione tecnica, è sicuramente una questione di carattere, mister. Ma diciamo che ora come ora trovare il capro espiatorio della situazione serve a ben poco. Se qualora il problema è tecnico o tattico, io sono a disposizione della società. Tecnico, parlavo di capacità dei giocatori, non può essere quello. No, non è una questione tecnica, è una questione di cattiveria, è una questione di volere le cose a tutti i costi, e se noi non abbiamo un po' di disperazione da lì sotto non ci tiriamo né adesso né mai. Siamo in notevole ritardo rispetto a quella che ci precede, per cui anche andare a prendere un play-out in questo momento diventa un'impresa da non poco. Però se dall'altro lato ci mettiamo a una squadra come il Savoia la possibilità di farti 3 gol, per noi diventa una missione impossibile. Proprio parlando di carattere, non che ne abbia ancora bisogno, però forse spendere qualche parola sulla prestazione di Mennella potrebbe aiutare a capire che cosa vuol dire stare in campo, al di là delle condizioni, delle difficoltà, una partita, quella del tuo numero uno, che è stata veramente, veramente importante. Ma se io avessi pensato un solo momento che Gigi non era in condizioni di poterci dare una mano, siccome ci lega, oltre al rapporto allenatore-giocatore, anche un'amicizia da oltre 30 anni, avrei detto molto sinceramente di smettere. Siccome so quello che mi può dare il Mennella portiere ancora come giocatore e come uomo nello spogliatoio, queste sono cose indiscutibili, l'avevo messo come priorità. Adesso si devono convincere anche gli altri a prendere ad esempio un uomo di 46 anni che ancora ci offre prestazioni del genere, e cercare di capire come mai lui è ancora così, e purtroppo c'è qualche altro che non ci riesce in nessun modo. Nell'altra metà del campo, ovviamente felice per i 3 punti guadagnati, mister Roberto Carannante. Sentiamo il suo commento. Mister Carannante, una grande vittoria del suo Savoia, venuto qui a Varano dopo una fase iniziale di equilibrio, poi i valori sono venuti fuori. Che tipo di partita ha vissuto dalla sua panchina? Ma come ho detto anche alla vigilia, giocare dopo un mese non è facile per nessuno, né per noi né per il Varano. Diciamo che eravamo un pochino tutti quanti un po' arrugginiti, però credo che oggi abbiamo fatto una buonissima gara contro una squadra che ha lottato fino alla fine, ci ha cercato di mettere in difficoltà. Il risultato poteva essere sicuramente molto più rotondo, abbiamo sbagliato secondo me veramente tante occasioni da gol. E questo secondo me è anche dipeso dal fatto proprio della, come dicevo prima, della ruggine che non c'è ancora. Però la cosa che mi è piaciuta è che siamo arrivati in porta tante volte, quindi vuol dire che in questo mese abbiamo lavorato bene. Diverse occasioni anche per il Varano, qualcosa da rimproverare ai suoi difensori? Sì, vabbè, loro hanno fatto qualche occasione su palla inattiva, ovviamente dobbiamo essere più attenti, più vigili sulle palle da fermo, ma a volte secondo me dipende proprio da questo. Secondo me l'errore nostro forse è che tante volte pensiamo di tenere la gara già in pugno, e secondo me invece fino al 90° bisogna sempre stringere i denti. Però ripeto, l'allenatore deve lavorare sulle cose fatte bene, ma soprattutto su quelle che oggi non sono andate tanto, tanto bene, quindi già da martedì proveremo a lavorare sotto questi aspetti.
Finale di gara anticipato a Capri per l'incontro tra la Givova Capri alla Capri e il San Vito Positano, valida per il girone di promozione. L'arbitro dell'incontro al 30° del secondo tempo, sul punteggio di 1-0 per il San Vito Positano, ha deciso di sospendere l'incontro dopo alcune proteste di alcuni giocatori. Nel video girato da Pierluigi Anastasio si vede proprio il momento del triplice fischio anticipato di circa 15 minuti. Si attendono ora le decisioni del giudice sportivo. Per il calcio a 5, il CUS Napoli, infrangendo ogni pronostico, vince il Palacasale di Forio contro la Virtus Libera. 7-6 il risultato finale, maturato grazie ad una rimonta degli isolani che con grinta e organizzazione tattica avevano quasi ripreso una gara giocata per lunghi tratti sottotono. Ed ora dopo lo sport, prima di chiudere, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Due gli appuntamenti sportivi di Tele Ischia nella giornata di domenica: la mattina alle 11 con Real Forio, il pomeriggio il derby tra Lacquameno e Procida. Intanto vi auguro buona domenica e noi ci ritroviamo sempre qui lunedì alle 14. Arrivederci.